Buonasera Andrea, buonasera telespettatori di Onda TG. Eccoci con il nostro appuntamento settimanale con l'aforisma. Allora, tra domenica, l'altro ieri, e ieri a Suborno abbiamo assistito a due belle cerimonie. Due cerimonie che hanno un significato particolare per noi cittadini. L'altro ieri, presso la chiesa di San Giovanni da Capestrano, c'è stata la giornata del volontariato, quindi è stata celebrata questa giornata, ormai sono diversi anni che si celebra qui nella chiesa di San Giovanni da Capestrano, e ha visto la presenza di diversi volontari di varie associazioni. C'erano le autorità sia del comune di Sulmona che del comune di Introdacqua, perché la chiesa sta a ridosso dei due comuni, e quindi è stata una bella cerimonia perché sappiamo tutti che i volontari sono una categoria di persone preziose per la nostra tutela quando ci sono delle evenienze, quando ci sono delle calamità, quando c'è una qualunque situazione di pericolo, di emergenza, i volontari, e sottolineo proprio che sono volontari, quindi in una maniera del tutto spontanea e gratuita, prestano i loro soccorsi, prestano la loro opera, si prodigano per tutti quanti gli altri cittadini che hanno bisogno. E quindi è stata questa cerimonia abbastanza partecipata. E a coloro che hanno questa dedizione, a coloro che dedicano il loro tempo per la tutela di tutti quanti noi, io a nome mio e a nome delle persone per le quali parlo, alle quali presto voce, perché tutte quelle persone che la pensano come me, che mi seguono, io a nome mio e a nome di tutte queste persone che mi seguono, io esprimo i miei più vivi compiacimenti, esprimo la mia gratitudine, la nostra gratitudine per il loro operato. Invece ieri, 4 dicembre, Santa Barbara, protettrice del Corpo dei Vigili del Fuoco, è sempre a Sulmona, come è successo in tutta Italia, qui da noi è successo presso la cattedrale, c'è stata la messa in onore dei Vigili del Fuoco, sempre con la presenza delle autorità civili e militari, e nel piazzale della cattedrale, come da tradizione, c'è stata la benedizione da parte del parroco di Don Domenico, sia ai Vigili del Fuoco che ai mezzi che hanno in dotazione, perché gli uomini senza i mezzi possono fare di meno, perché bisogna unire le due cose: i mezzi che hanno la loro capacità meccanica e gli uomini che li sanno utilizzare, che hanno la loro esperienza, la loro capacità umana. L'uomo con il mezzo, con l'attrezzo, riesce a risolvere determinate situazioni. Quindi l'incendio lo si può spegnere se c'è il mezzo adatto per spegnerlo, ma ci vuole anche il manovratore che sappia manovrare il mezzo. E tante altre situazioni in cui i pompieri, i cosiddetti pompieri, amichevolmente chiamati pompieri, intervengono. E con la benedizione che il sacerdote ha fatto ai mezzi e ai vigili del fuoco, c'è stato il ringraziamento da parte delle autorità, da parte della cittadinanza, a questi nostri angeli custodi che nel piccolo di una comunità come potrebbe essere la Valle Peligna, Sulmona e il suo circondario, fanno pure parecchie centinaia di interventi all'anno. Non pubblicizzano mai, non si mettono mai in evidenza, non si mettono mai in mostra, ma i Vigili del Fuoco sono sempre, sempre presenti in qualunque situazione, sono sempre presenti quando c'è qualsiasi pericolo, quando c'è qualsiasi fatto, dall'incidente stradale, dall'incendio, dal malore in casa, dalla persona che non apre, dalla persona che si perde, che non si ritrova, dallo stesso animale che sta in pericolo. I Vigili del Fuoco sono sempre rapidi, sono sempre presenti.
E anche a loro va il mio ringraziamento personale, la mia ammirazione e anche quella delle persone che, come detto poc'anzi, io rappresento o alle quali do voce. Quindi complimenti sia ai volontari e sia ai vigili del fuoco, che comunque, se vogliamo, hanno un filo conduttore comune, perché tutte e due le categorie intervengono a nostra tutela e garanzia, a nostra tutela e sicurezza quando abbiamo bisogno. Detto questo, veniamo all'aforisma di oggi. Qualche giorno fa mi trovavo così, in compagnia di due, tre, anche quattro amici miei. Ogni tanto capita che si fanno delle rimpatriate perché il tempo ci agevola, quando è cattivo tempo abbiamo l'abitudine ogni tanto di prendere un caffè insieme. E mentre prendevamo il nostro caffè in Santa Pace, si parlava del più del meno, abbiamo parlato di sport, abbiamo parlato del tempo, abbiamo parlato di tante cosucce. È successo che un signore che riveste una certa carica, beh, io non so se la riveste ancora, comunque rivestito una certa carica, un signore a suo dire per bene, un signore che si reputa un po' superiore agli altri perché negli ultimi anni vive o ha vissuto di gloria proprio perché ha un ruolo, o ripeto, ha avuto, non so se è andato in pensione, ci sta per andare, comunque. Una persona che ha un, diciamo, parlo al presente, che ha un certo ruolo, che ha anche un certo peso nella vita sociale. Questa persona, da tutti stimata, riverita, tutti quanti quando la incontra, quando incontrano questa persona, proprio si baciano le scarpe, si inginocchiano a terra perché pare che hanno visto il Messia. Questa persona si è resa responsabile di una sgarbatezza nei confronti di un signore anziano che, ma abbiamo assistito alla scena, quindi un signore, un povero signore anziano, affetto anche da qualche patologia, semplicemente perché nel bar dove stavamo questo signore anziano ha chiesto un cappuccino, magari scavalcando lui che stava lì al banco, ma non lo ha fatto sicuramente con cattiveria. Anche perché al banco c'erano solamente loro due, noi stavamo seduti al tavolo. Perché questo signore anziano si è permesso di chiedere un cappuccino, questo padre eterno si è risentito e lo ha redarguito dicendogli: sto facendo, ci sto prima io, lei faccia la fila. Erano solamente loro due. Lei faccia la fila, gli ha detto con tono di superiorità. Sto povero vecchiariello si stava a sprufunnà, come si dice a Sulmona, si stava vergognando, si è vergognato, si stava, non lo so, se avesse potuto sotterrarsi l'avrebbe fatto, perché si è sentito così in imbarazzo, si è sentito così a disagio che non aveva più parole, una povera persona anziana. E lui questo, il re, non posso usare parole volgari perché purtroppo non mi è consentito. Questo signore, detto bello, ha continuato a pià il suo caffè, che ha cazziato all'anziano, quindi ha manifestato la sua forza, ha manifestato la sua autorevolezza, la sua autorità nei confronti di una persona anziana. E allora io, sempre pronto, perché io poi io i cavoli pieni e me la faccio, ma io poi sono sempre quello che devo sempre punzecchiare, rivoltomi ai miei amici, gli ho detto: è proprio la vera, se dice a Sulmona, che nasce mappina, non può pure fazzoletto di sete. Tradotto: chi nasce strofinaccio non può morire fazzoletto di seta, perché io questo signore lo conosco da tanto tempo e non era nessuno, ne aveva nessuno, ma è sempre stato un cretino, arrogante, maleducato, presuntuoso, e così se ne va a potere tutti i titoli che vuole,
può rivestire tutte le cariche che vuole, può essere osannato da chi non lo conosce, ma sempre ignorante la mano, sempre ignorante la mano. E io mi auguro che mi sta vedendo in questo momento, mi auguro che sta vedendo l'aforisma o che lo vede nei prossimi giorni su YouTube e si rivede in questo episodio. Perché la brutta figura non l'ha fatta con il cuore vecchiarello, a cui lui ha, nei cui confronti lui ha alzato la voce. La brutta figura l'ha fatto lui, che dice di essere chissà chi. Il significato del proverbio è proprio questo: che nasce mappina, la mappina in dialetto di Sulmona è lo strofinaccio di codone a tessitura larga, quindi manca un codone bello buono, come potrebbe essere una camicia, una maglia intima, no, un strofinaccio, una tessitura larga di cotone, quindi un prodotto di scarto, se vogliamo, di poco pregio, che si utilizza in cucina per asciugare le pentole, i piatti, le stoviglie, o per pulire i fornelli, la mappina, pila mappina. Non è di certo un pezzo di stoffa che ha degli usi nobili, a differenza del fazzoletto di seta che si mette la taschina, si porta in tasca, si usa come foulard. Quello fazzoletto di seta, ma c'è un uso nobile. Uno non si metterebbe mai la mappina in canna al collo. Mai uno si vestirebbe con la mappina al collo o pulirebbe il gas con il foulard. Succede il contrario. Quindi, su un nasce strufanaccia, a voi a cagnà status, a voi ad avere ruoli, ad avere i soldi, ad avere importanza in giro con una canona, ai vestiti formati. Se uno è nato tarato, rimane tarato, come dire che nasce tu nell'amore quadrato, l'umile non mette la perla, possiamo dire gli altri 50 proverbi uguale a questo qua. Ho voluto citare quello un po' meno usato, ma che forse rende di più di tutti la cosa. Quindi, che nasce mappina, che nasce stracci, che nasce per pulè iate, non farà mai bella figura, non sarà mai oggetto di ornamento. Caro signore, che con l'orologio d'oro in giacca e cravatta hai fatto una cazziata non vuole vecchiarie, diventerai vecchierello anche tu. Mo' purtroppo c'è sta gente che ha bisogno di te e ti viene a riverire. Purtroppo ci sono dei poveri cristi che ti vengono a riverire. Ma quando il tuo potere finirà, quando tu non sarai più nessuno, io ti vedo fra 20 anni, sarai anche tu un vecchiarello con un bastone a mano. Io non conosco il vecchietto, la persona anziana, non so chi sia, può essere chiunque, non lo so se è una brava persona, se, non lo so chi è. Comunque una persona anziana, il solo fatto è che non ha fatto niente di male, ha semplicemente chiesto un caffè e tu stai là, ti sei seduto, mamma mia, che ti ha fatto? Che ti ha fatto, mamma? Che ti ha fatto? Ti ha lavato questi stipendi, ti ha lavato questi 10.000 euro di pensione che pigli. Che ti ha fatto quello pure vecchiarino? Quindi quando va a girare la gente che te riferisce, digli che sei che c'è uno strofinaccio e non si lo fazzoletto di sete, diglielo. A parte che chi ti conosce, chi si rivede in questo aforisma, domani tanta gente te lo diranno che forse ce l'ho con te. E le cose non te le vanno a dire. Perché del resto, tanto per chiudere, diceva il grande Totò: signori si nasce, non ci si diventa. Totò diceva: signore si nasce e io lo nacqui. Caro signore, che hai sgridato una buona persona anziana, sappi che signori si nasce, tu non ci sei nato, signore, e mai ci diventerai. Signori, ci siamo nati, ma tu non ci sei nato proprio. Buonasera, arrivederci.